presenza di Synergest, che nell'ansia, ecco, come dicevamo, l'ansia, i contatti, abbiamo bisogno di contatti, ma anche che questi contatti si trasformino velocemente in contratti, non solo in opportunità di vendita, ma in chiusure. E quindi abbiamo provato qualsiasi tipo di canale, senza uno studio a priori. Ovviamente spesso avviene nelle piccole e medie aziende, si tenta, si prova, si fa la fiera e si raccolgono contatti. Come dicevamo, non sempre li chiudi subito, quindi li tieni lì. Dove li tieni, li vai a disperdere. Devi essere presente sui social, quindi spesso e volentieri fai un certo tipo di attività. Provi a fare delle campagne, sono costose e pochi risultati. Abbandoni tutto, quindi anche lì hai altre cose che rimangono. Poi, in tutto quello che hai provato, le attività digitali, quindi il posizionamento sui motori di ricerca, le campagne fatte attraverso Google, hanno un buon risultato, quindi chiaramente hai poco budget, perché spesso è un'esigenza che è condivisa dalle aziende, ho poco budget, devo massimizzare i risultati. Vado lì, ho tutto all'interno del mio mondo Google e comincio a produrre, arrivano questi contatti. Noi nella fattispecie siamo sempre stati molto contenti dalla mole di contatti che arrivavano, però ecco, dovevamo processarli questi contatti, quindi il marketing che si sobbarcava, ecco, anche di parte del commerciale, qualificava il tutto per capire se il contatto era in target. Spesso succedeva no, non è pronto, non è nella fase di valutazione, ce l'ho qui e me lo perdo perché non ho modalità, ecco, una strategia in qualche modo per portarlo più avanti. Oppure no, è in valutazione, lo propongo alla parte commerciale, però non si chiude. Perché non si chiude? Spesso erano una bella mole di contatti che arrivano. Perché non si chiude? Perché in realtà sì, era nella fase di valutazione, ma lui non era pronto per acquistare. E noi, ecco, spesso li passavamo al commerciale senza aver fatto un'adeguata attività di, in qualche modo, di cultura, ecco, di questa opportunità di vendita che arrivava. E quindi, con tutto questo sul piatto, noi ci siamo rivolti ad ESC perché avevamo individuato alcuni problemi, che sono quelli che abbiamo elencato, Alberto, nelle slide successive. Ecco, come dicevamo, questo era un po' quello che abbiamo fatto noi, quello che avveniva era una richiesta demo, quindi hai indicato appunto SQL perché per noi era una richiesta, io ero già in software selection, chi mi contattava aveva bisogno di un software in qualifica perché comunque il marketing si preoccupava, ecco, di capire se il contatto poteva essere o meno in linea con quello che è il nostro target o diventava cliente o non cliente, tutto molto semplice, con tutte queste opportunità che ci andavamo perdendo. Con tutto questo impiego di tempo. Puoi scorrere, appunto, quello che dicevo prima è che tantissimi prospect, quindi potevamo essere contenti, ma non erano in target, non erano pronti all'acquisto. E spesso e volentieri, una volta che ci avevano contattato, si rendevano conto: ah, ma non mi serve un software. Ah no, ma forse ho bisogno di una cosa alternativa. E questo ovviamente diventava un problema correlato al secondo. La qualifica è time consuming, quindi sì, ok, l'importante è fare massa, ma non è così perché perdevamo veramente tantissimo tempo e molte si trasmutavano in opportunità, però molte, molte poco in cliente. Quindi è una perdita sicuramente di risorse, di tempo speso, ma anche di investimenti. L'altro elemento è che il grosso delle richieste arrivava dall'attività a pagamento, come spesso avviene, e l'attività, ecco, diciamo organica, quindi posizionamento sui motori di ricerca, in realtà portava soltanto una piccola parte di quelle che erano le visite sui nostri canali, però ci rendevamo conto che quando le visite arrivavano da traffico organico erano estremamente più qualificate. Erano estremamente più di qualità, quindi sicuramente c'era qualcosa da cambiare. L'altra parte riguardava appunto i canali social e le email, come ci siamo detti, social, abbiamo fatto qualche esperimento, è andato male, lasciamo fare, qui spendiamo troppo, li utilizzavamo come vetrine senza un piano molto strutturato, perché ovviamente c'è sempre molto da fare, e le email allo stesso modo utilizzavamo appunto uno strumento, però poi alla fine non era integrato con il nostro CRM, l'attività era sporadica, il nostro non era un database strutturato per poter fare delle attività in qualche modo mirate e quindi alla fine non riuscivamo a sfruttarli appieno.
Quindi i vari canali che abbiamo detto erano tutti poco integrati. Noi avevamo un CRM perché ne eravamo dotati, sviluppato da noi, che aveva all'interno qualcosa dei dati, ma non riusciva in qualche modo a centralizzare tutte le attività fatte. Lo storico spesso si perdeva e questo è un peccato perché, come dicevate, spesso il processo di vendita è lungo. Le aziende sparivano, ritornavano dopo qualche mese. È importante, ecco, capire che cosa è stato fatto nel frattempo. Se un commerciale aveva fatto un'attività, se c'era stato un contatto a una fiera, noi non riuscivamo in qualche modo a integrare tutte queste informazioni. I dati erano difficilmente accessibili, una parte su Google, una parte sul CRM, una parte sul software che gestiva le email. Questo generava dei problemi anche addirittura nella gestione delle varie policy privacy, perché non parlandosi questi canali, ecco, ovviamente c'è anche questo al quale occorre prestare particolare attenzione. E quindi quello che succedeva è che noi ci perdevamo tutta quella domanda che era un livello precedente della valutazione, al tempo stesso non riuscivamo a tracciare, a sfruttare nel modo migliore quello che invece arrivava era nella fase di valutazione. Non riuscivamo in qualche modo a strutturare bene neanche il nostro processo commerciale che potesse in qualche modo farli arrivare alla chiusura. Da qui ecco la necessità di valutare, ecco, un miglioramento.